Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale, come recita il titolo, vi voglio parlare specificatamente della nuvola personale, ovvero della cloud, come si dice in inglese, di Ubuntu One, del sistema Ubuntu, di alcune sue caratteristiche e in generale della sicurezza di questi sistemi, o accennare almeno ai sistemi di sicurezza che ci sono per queste nuvole, fra queste nuvole e eventuali alternative. Dunque, non parlo di Ubuntu One specificatamente per fare una pubblicità particolare a questo sistema, ma siccome il sistema operativo del mio PC è Ubuntu, Ubuntu One naturalmente è il sistema più a portata di mano, quello che viene spontaneamente da usare, ecco, perché è integrato e ben integrato nel sistema Ubuntu. Ovviamente, lo saprete anche voi, ci sono tanti, decine di altri servizi uguali o simili che fanno la stessa cosa, che lavorano appunto in queste cloud, in queste nuvole in rete. Quindi appunto non sto facendo pubblicità particolare, però usando Ubuntu One è quello che conosco meglio e parlerò di alcune caratteristiche di questi sistemi appunto basandomi su Ubuntu One stesso, tenendo presente che altri sistemi sono a volte identici, a volte molto simili, quindi fate conto che se voi già state usando altri sistemi o avete intenzione di iniziare a usare uno di questi sistemi, le caratteristiche di sicurezza e di uso che racconto fra un attimo, si possono a volte applicare tale e quale anche ad altri sistemi o in modo quasi analogo. Ecco, allora partiamo subito con il menu di oggi. Dunque, caratteristiche operative. Ecco, questo è un capitoletto di caratteristiche di utilizzo di Ubuntu One allo stato attuale, perché Ubuntu One è un sistema di cloud di nuvola personale che è nato un po' più di 2 anni fa, che è iniziato ad essere più o meno usabile in modo decente con la versione di Ubuntu 10.04, quindi la versione a lungo termine di supporto precedente a quella attuale, la 12.04, e che si è evoluto appunto negli anni, però tuttora si sta evolvendo. Quindi allo stato attuale è piuttosto confortevole usare questo sistema, però non siamo di certo arrivati all'apice, ma gli sviluppatori, il gruppo di sviluppatori di Ubuntu One continua a lavorarci per aggiungere funzionalità e migliorare la stabilità dell'attuale, dell'esistente. Ecco, allora, fra le varie caratteristiche operative ne esiste una, direi molto pratica ed essenziale, che è quella che permette di attivare o disattivare la sincronizzazione locale di una cartella. Dunque, se siete già un po' addentro in questi sistemi, saprete che lavorano essenzialmente sincronizzando quanto voi avete sul vostro PC locale nella rete, nella cosiddetta nuvola. Ecco, sincronizzare vuol dire, adesso ve lo faccio vedere, ecco, per esempio, vuol dire sincronizzare una cartella. Io ho la cartella immagini, vedete che c'è questo visto verde, significa che questa cartella in questo momento è sincronizzata con la mia nuvola personale su Ubuntu One. Sincronizzare vuol dire che qualsiasi cosa succede all'interno di questa cartella viene immediatamente replicato in rete. Quindi attivare o disattivare la sincronizzazione significa questo: se io la disattivo, quello che succede sul mio PC localmente non viene più replicato nella rete; se io attivo la sincronizzazione invece viene replicato. Ecco, quando c'è il listino verde su una cartella significa che questa cartella è sincronizzata. Ecco, attivare o disattivare la sincronizzazione significa questo: se apro il client di Ubuntu One, lo vedete qui, questo è il client, cioè il programma che viene eseguito sul vostro PC localmente, ma che vi presenta la situazione del vostro
conto Ubuntu One, che, brevissima parentesi, vi concede 5 GB gratuitamente, quindi basta che voi vi iscrivete al sistema. Potete andare sul sito e vedere come si fa, ve l'ho già detto anche, spiegato anche in miei video precedenti. In uno dei miei video precedenti, come si fa ad aprire un conto Ubuntu One, quindi andate a scorrervi il contenuto del mio canale, lo troverete. Comunque, ecco, 5 GB di spazio gratuito, quindi senza pagare assolutamente nulla. Dai 6 GB in su pagate una certa quota mensile o annuale per poter avere riservato il vostro spazio personale. Dunque, torniamo a noi, dicevo, il client, ecco, il client, cioè il programma che gira sul vostro PC, che viene eseguito sul vostro PC locale, che vi presenta, che si connette al vostro conto Ubuntu One in rete e vi presenta la situazione delle vostre cartelle. Dunque, c'è una cartella particolare e una sola, che si chiama proprio Ubuntu One, che è creata al momento dal sistema automaticamente ed è sempre sincronizzata. Vedete, c'è proprio scritto qui, sincronizzata localmente. Sì, no, questo è sempre, non si può scegliere. Ubuntu One è l'unica cartella di tutto il sistema che è forzatamente esistente e forzatamente sincronizzata. Per le altre, vedete che c'è questo vistino sotto la colonna sincronizzare localmente e se c'è il vistino vuol dire che in questo momento la cartella è sincronizzata, se non c'è vuol dire che non lo è. Ecco, io ho parlato prima qui sul mio PC, sul mio disco della cartella immagini, per esempio, vedete sincronizzata, quindi qui me la devo trovare con il vistino, infatti ce l'ha. Altre cartelle non hanno il vistino, per esempio, vedete questa, non ha il vistino. Cosa vuol dire che non ha il vistino? Che la sincronizzazione locale a un certo punto io l'ho disattivata. Questo vuol dire che una volta l'ho attivata, ho caricato in rete i miei dati che erano contenuti in questa cartella e poi li ho lasciati in rete e non ho più avuto necessità di sincronizzarli. Questo perché? Perché, come è il caso in questa mia cartella, è possibilissimo che io abbia dei dati sul mio disco che in realtà non cambiano mai. Sono magari i classici video di famiglia che magari si recuperano per guardarli, ma in realtà non si toccano più. E allora non necessariamente devo continuare a tenere attiva una sincronizzazione che appesantisce anche il sistema, quando in realtà questi dati possono essere semplicemente depositati nella rete per essere salvati nella mia nuvola, ma non ho bisogno di sincronizzarli localmente perché appunto non cambiano mai. Ecco, questa opzione di attivare o disattivare la sincronizzazione locale permette di usare Ubuntu One come un vero e proprio deposito dati, quindi si carica una volta, si spegne la sincronizzazione, i dati restano nella rete, restano localmente finché lo decidete voi, ma a questo punto addirittura potreste anche, per liberare spazio disco, se avete bisogno, cancellare questa cartella, perché non essendoci più il legame fra la nuvola e il sistema locale, potete anche cancellare sul sistema locale. Avete bisogno di recuperare questi dati, riattivate semplicemente la sincronizzazione, il sistema Ubuntu One si accorge che localmente sul vostro PC non c'è la stessa situazione di dati che lui ha nella nuvola e ve li scarica automaticamente. Quindi questa opzione è molto molto pratica e molto utile e serve a decidere se tenere sincronizzate le cartelle o meno e se non volete più sincronizzare delle cartelle, vuol dire che avete semplicemente depositato i dati nelle nuvole e li lasciate lì archiviati in sicurezza, salvati. Allora, secondo punto, se si cancella un file dall'interfaccia web, perché Ubuntu One sapete che ha un'interfaccia locale, che è questa che stiamo vedendo qui, e anche un'interfaccia web. Quindi, se forse ho tralasciato una cosa, scusate, ho avuto troppa fretta.
Fatemi leggere la mia scaletta perché non vorrei aver dimenticato qualcosa. No. Ecco, naturalmente la sincronizzazione la si può vedere anche sull'interfaccia web. Ecco, la stessa cartella immagini qui dall'interfaccia web del mio conto Ubuntu One. Se io mostro le opzioni sulle cartelle, vedete che posso stoppare, chiudere la sincronizzazione. E questo lo vediamo fra un attimo perché c'è una differenza. Ecco, era il punto qui sotto. Scusate, ho dovuto rileggere un attimo la mia scaletta perché non ero sicuro di aver tralasciato questo punto, che è importante, la differenza fra la disattivare la sincronizzazione locale e disattivare, interrompere la sincronizzazione dal web. Scusate, torniamo un attimo qui al punto di mezzo. Quindi, se si cancella un file dall'interfaccia web per effetto della sincronizzazione, quindi quando la sincronizzazione è attiva, per effetto della sincronizzazione questo file viene eliminato anche localmente dai PC collegati. Il file eliminato non è perso, ma viene depositato nel cestino. Quindi se io cancello o cancellassi, che so, questo file, questa non è una cartella ma un file, vedete che c'è l'opzione delete. Ecco, se io cancello questo file e questa cartella è attiva, la sincronizzazione di questa cartella, facciamo finta che sia, che ne so, questa. Ecco, se è attiva in questo momento la sincronizzazione e io cancello il file, automaticamente si cancella anche localmente dal mio PC e va a finire nel cestino. Questo proprio perché è lo scopo della sincronizzazione, che va nei due sensi. Quindi io creo qualcosa localmente e viene replicato nella mia nuvola. Rispettivamente, se tolgo qualcosa dalla mia nuvola, viene replicata l'operazione anche localmente sul mio PC, quindi va nei due sensi. Ubuntu One è proprio un sistema di sincronizzazione e condivisione di file, e quindi fa il suo lavoro. Naturalmente questo non succede se le cartelle in questo momento non sono sincronizzate localmente, e quindi se io cancello qualcosa localmente non si replica in rete, e al contrario se io cancello in rete non si replica localmente. Quindi di nuovo l'importanza di questa opzione, attivare o disattivare la sincronizzazione. Se attiva, succede qualcosa, quindi si sincronizza qualsiasi operazione si faccia o localmente o in rete. Se non è attiva, le due cose sono temporaneamente staccate, quindi non vengono allineate le operazioni. Ecco. Quindi, torniamo a noi. Ecco, il punto che temevo di aver scordato in precedenza arriva adesso. Ed è un punto di attenzione, cioè della differenza fra disattivare la sincronizzazione locale, cioè questa, quindi togliere il visto rispettivamente metterlo, rispetto ad andare sull'interfaccia web e attivare, o meglio scegliere questa opzione su una cartella. Ecco, io ho premuto questo link, si sono aperte le opzioni per la cartella e c'è Stop syncing this folder, cioè interrompere la sincronizzazione di questa cartella. Ecco, la differenza è proprio questa. Disattivare la sincronizzazione locale è quello che abbiamo visto prima, quindi non succede niente né in rete né localmente quando io interrompo la sincronizzazione, tutto resta identico, e da quel momento che possono esserci delle differenze perché naturalmente non c'è più la sincronizzazione. Mentre se io interrompo la sincronizzazione dal web, la cartella sparisce immediatamente dal web, quindi viene eliminata dalla mia nuvola e resta solo la versione che io ho localmente in questo momento. Quindi quando interrompo la sincronizzazione dal web, attenzione che sparisce dalla nuvola il contenuto di questa cartella e la cartella stessa proprio viene eliminata e mi resta solo localmente. Quindi non è come cancellare un file, che la cancellazione viene replicata localmente, ma è un'operazione che avviene solo nella nuvola, sparisce e la nostra cartella locale torna ad essere non sincronizzata, ma resta come l'abbiamo in questo momento. Lascia intatta la cartella localmente, ecco. Viene lasciata intatta la cartella localmente, però in rete dobbiamo tenere presente che questa operazione ce l'elimina dalla rete.
Quindi attenzione, c'è una differenza perché probabilmente nei termini, dicendolo così, disattivare la sincronizzazione locale o interrompere la sincronizzazione è molto simile. In realtà l'effetto, la conseguenza è molto diversa. Attenzione, quindi ripeto e risottolineo, disattivare la sincronizzazione localmente e quindi la si può fare sia dal client qui, sia dal programma specifico di Ubuntu One, sia da Nautilus, quindi io posso fare tasto destro Ubuntu One, interrompi la sincronizzazione. Ecco, quell'interrompi la sincronizzazione è diverso dal non più sincronizzare localmente. Quindi questa interrompi sincronizzazione ha lo stesso effetto del stop syncing this folder via web e lì ha l'effetto di eliminare dal web il contenuto che abbiamo sincronizzato fino a un attimo prima. Quindi attenzione alla differenza fra questo check e questa opzione, rispettivamente questa opzione. Voilà, questo è importante, solo da sapere. E c'è una caratteristica a questo proposito, che quando si interrompe la sincronizzazione si vede subito nell'interfaccia web che la cartella sparisce, quello che ho appena detto, appena si attiva questa opzione, si sceglie questa, mi sparirebbe la cartella immagini. Tuttavia, se subito dopo cambio idea e riattivo la sincronizzazione di nuovo della stessa cartella, il caricamento, cioè la risincronizzazione, la nuova sincronizzazione, è molto più rapida che non la prima volta. Questo perché in realtà i dati non sono cancellati nella nuvola, per un certo lasso di tempo, ma vengono ancora conosciuti dal sistema. Ecco, questo è importante. Se, si seleziona per sbaglio, per sbadatezza, quest'opzione, sia qui dal web, ma magari con maggior possibilità qui da Nautilus, se succede, non andare in panico, perché se si riattiva entro poco tempo, adesso non so cosa vuol dire poco tempo, francamente, se vuol dire una giornata, se vuol dire mezz'ora, se vuol dire 10 minuti, comunque in un certo lasso di tempo, che è meglio che sia il più breve possibile, se riattiva immediatamente la sincronizzazione, ecco che in rete ci mette poco a risincronizzarsi, perché in realtà il sistema Ubuntu One nella nuvola moltiplica i dati in vari siti proprio per sicurezza, per garantire che i dati non vengano persi se succede qualcosa in un certo sito di salvataggio, e questa moltiplicazione di dati consente entro un certo lasso di tempo di recuperare i dati senza doverli ricaricare da zero. Quindi è vero che interrompere la sincronizzazione è, tra virgolette, pericoloso perché ci fa perdere dati nella nuvola, ma è anche vero che se ce ne accorgiamo subito che è stato uno sbaglio, possiamo recuperare in fretta quanto perduto in rete. Un'altra caratteristica di Ubuntu One è che quando ci sono dei caricamenti interrotti, cioè quando dei file vengono caricati parzialmente e poi si interrompe il caricamento per un qualsiasi motivo, questi file vengono caricati quando si ricomincia, quando ricomincia la sincronizzazione. Questi file vengono ripresi da dove si è lasciato. Questo l'ho constatato in pratica, cioè se i file sono piccolini non ci si può accorgere di questa cosa, ma se un file è piuttosto consistente, con le nostre, almeno con la mia velocità di rete in caricamento, me ne accorgo. Ho avuto una volta un file di più di 2 GB da caricare. Ho dovuto interrompere perché ho dovuto smettere, prendere il mio portatile e andare via. Ho dovuto smettere il caricamento. Quando l'ho ripreso, sicuramente il tempo che ci ha messo a terminare il caricamento era troppo breve per aver ricominciato dall'inizio. Ecco, quindi ho dedotto, per deduzione empirica, diciamo così, che quando viene caricato un file, se si interrompe il caricamento, resta buono, diciamo, quanto caricato fino a quel momento, e poi Ubuntu One riparte da quel momento lì, da quel punto lì. Ecco, anche questo volevo dirvi, anche questo sono delle caratteristiche che magari non si conoscono perché non ci si è mai confrontati con queste situazioni. Io ho avuto in pratica l'opportunità di accorgermene e ve lo dico, sappiate che questi sono comportamenti anche utili da sapere. Ecco, quindi queste sono caratteristiche operative specifiche di Ubuntu One che
molto probabilmente anche altri sistemi, se non tutti, ripropongono, magari nella loro forma, comunque quasi tutti, penso, anche per questioni di concorrenza, se no questi sistemi sono talmente tanti, la concorrenza è così forte, che non potrebbero sopravvivere se non proponessero più o meno queste comodità di utilizzo simili, ecco. Ecco, adesso passiamo a un altro capitoletto che sono qualche considerazione sui costi e la sicurezza di questi sistemi. Ecco, una domanda che ci si può porre è, chiudiamo perché non ci serve più, se Ubuntu One è caro, quindi se andiamo oltre i 5 GB gratuiti, Ubuntu One è caro o no? E io francamente non ho idea se il suo prezzo sia caro o meno. Io, tra l'altro, il suo prezzo, quindi andate sul sito, potete vedere tutti i prezzi. Comunque, per 20, una fetta di 20 GB di spazio sono 2,99 dollari al mese o 29 dollari pagati una volta all'anno. Quindi io non vi so dire è carissimo, sì, no, è un prezzo abbordabile, sì, no, ognuno deve fare i conti in tasca propria. Comunque, guardandosi un po' intorno, girovagando per la rete nei vari altri siti di altri servizi simili, diciamo che più o meno questo è un prezzo in media, ecco, io direi che non è esagerato e non è nemmeno fra i meno esosi, ecco, però più o meno in media, ecco, non si discosta tanto dalla media degli altri servizi, ecco. Ci sono dei servizi anche meno cari, però almeno quel paio o tre che ho visto così di sfuggita, di solito questi servizi che costano meno magari offrono degli spazi fissi per l'uso privato, tipo 50 fette da 50 GB, spazi da 100 GB o 200 GB per l'uso privato, e poi fanno un discorso completamente diverso per dei clienti commerciali, scusate, rispetto al privato, e quindi magari possono permettersi di far pagare meno il privato perché poi puntano di più sul commerciale. Io non so, è un'idea mia, ecco, perché se i prezzi sono più bassi, da qualche parte devono pur guadagnarci anche loro. A differenza appunto di Ubuntu One, che non ha queste limitazioni, cioè non è che potete prendere solo fino a 200 GB, ma Ubuntu One senza limiti vi propone sempre di acquistare da 1 a NX fette da 20 GB a 2,99 dollari l'una al mese. Quindi voi potete prenderne anche 1000 di fettine da 20 GB, non avete limiti, ecco, con Ubuntu One può essere un vantaggio, e uno può modellare, diciamo così, in modo mirato lo spazio che gli necessita. Quindi se uno ne ha abbastanza di 5 GB avrà sempre il suo Ubuntu One gratuito, se ne ha bisogno di 20 in più, quindi 25 GB in totale, ne comprerà la sua fettina a 2,99 dollari al mese, eccetera eccetera, e avanti così, 20 20 20 sempre senza limiti, potete prenderne quante ne volete. Quindi ecco, ripeto, non so se sia caro o meno, è nella media del prezzo. Se poi questi servizi siano giudicati cari in generale, o no, o no, o giustificati rispetto a quello che danno, perché bisogna pur pensare che dietro questi servizi ci sono i salvataggi automatici, le sicurezze delle infrastrutture fisiche, dove stanno i server, dove poi vanno a finire i nostri dati, la manutenzione di questi server, di queste infrastrutture, la sicurezza delle infrastrutture stesse, diciamo con le guardie, ecco, con la sicurezza anche del personale di sicurezza di questi siti, il software, la manutenzione dei server, gli impianti di raffreddamento, l'elettricità, insomma, tutti questi costi di queste infrastrutture generano appunto dei costi che vanno pagati, ecco. Quindi questi prezzi, non lo so, per me sono anche giustificati, ecco, che siano troppo o no, troppo cari o no, questo forse non spetta neanche a me, non sono in grado di giudicare, ecco. Sicurezza e privacy di questi servizi, ecco, questo è il grande punto interrogativo, o il primo che viene in mente a chiunque si confronti con questi servizi. Ma se io
istintivamente si dice: se io mi salvo i dati da me, mi compro il mio disco esterno, me lo salvo, io ho sotto controllo i miei dati. Qui li sto mandando in rete, non so né dove vanno a finire, né che fine fanno, né chi vede i miei dati, né chi può vedere o meno i miei dati, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il dilemma classico, sempre quello, più che altro il dilemma centrale è questo, no? Allora, indagando un po', naturalmente, essendoci, avendo sempre più successo questi sistemi e anche a livello commerciale avendo sempre più successo, quindi le aziende che affidano i loro dati a questi sistemi, la cosa si fa seria, nel senso che non è che può essere buttata là in un qualche modo, ma bisogna pur garantire la privacy dei dati, la sicurezza, l'accesso esclusivo a chi può e deve accedere ai propri dati, ma non ad altri, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto un mondo che gira attorno a queste nuvole, che in effetti i dati, in fin dei conti, sono sparsi per il mondo, in Europa, in Stati Uniti e chissà dove, questi centri con dei server dove i nostri dati vengono archiviati, quindi sono archiviati anche in paesi con legislazioni diverse dalle nostre. Non necessariamente i nostri dati vanno a finire in server nel nostro paese, ma sono sparsi proprio nel mondo, anche proprio per garantire paradossalmente la sicurezza dei nostri dati, nel senso di poterli sempre avere disponibili. Non sono ovviamente archiviati in un posto solo. Se quel posto solo subisce un danno, avremmo perso i nostri dati, invece no, sono replicati in più posti. Ecco, allora, per prima cosa, vedete già qui il sito aperto, questo link, e ci sono delle questioni di privacy fra governi, perché ho appena detto che questi siti dove vengono salvati i dati sono situati anche in paesi che non sono il nostro, quindi con legislazioni diverse, tipicamente gli Stati Uniti, per esempio, o l'Europa rispettivamente per un cliente statunitense in Europa. Ecco che ci sono state stilate a livello internazionale. Vedete qui questo sito. Io vi lascio naturalmente, come sempre, questi link nella descrizione del video, in modo che possiate informarvi se siete interessati naturalmente a queste materie, informarvi voi stessi su questi siti. Vedete che la Commissione europea, per esempio, con gli Stati Uniti, ha stilato una convenzione per questo scambio dati, per la possibilità di inviare e di ritornare dati tra un paese e l'altro. Stessa cosa, per esempio, per quanto mi riguarda più specificatamente, anche fra Stati Uniti e Svizzera, visto che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, è stato stilato una convenzione, un trattato a parte Stati Uniti-Svizzera, mentre questo era Stati Uniti-Unione Europea. Ecco, qui c'è tutto spiegato. Immagino che un legale, un avvocato ne capisca più di me. Comunque sono dei trattati che permettono appunto questo scambio di dati fra paesi nelle nuvole. Ecco. E anche questo ve l'ho detto, e questa è più che altro una privacy appunto per il tragitto dei dati, cioè per il viaggio che fanno. Se i nostri dati vanno a finire in server statunitensi, ci sono queste convenzioni di privacy che permettono di proteggere i nostri dati. Poi, la sicurezza dei dati. Ecco, quello che dicevo prima, quando i dati vengono mandati nelle nuvole, abbiamo la sensazione naturalissima di perdere il controllo sui nostri dati, ma chi ci li gestisce? Chi ci può accedere? Siamo sicuri che, ecco. Allora io pongo, diciamo, la questione in altri termini a questo punto. Ma avendoli qui a casa nostra, cioè salvando i dati sul nostro disco esterno o addirittura con un po' di incoscienza, non salvandoli ma affidandoci solo ai dischi del nostro PC in casa, è vero che i dati sono qui e non sono altrove, ma sono davvero più sicuri? Ecco, questo è l'altro termine della questione in cui vi pongo il quesito. Bisogna chiedersi se davvero in casa nostra i dati sono più sicuri. Cosa può succedere a casa nostra? Per
Sicuramente, diciamoci la verità, quando salviamo i dati, quanti stanno lì impegnarsi a crittografarli, per esempio? Ecco, voi salvate i dati su un disco esterno, gli arriva un ladro in casa o addirittura vi portate in giro il disco esterno e sbadati come siete, ve lo dimenticate in giro, avete i dati in chiaro salvati sul disco, niente di più allettante che prendere il disco e leggere tutti i vostri dati perché non li avete crittografati. Crittografare i dati è, non dico sia scomodo, ma è un'operazione un po' tecnica, un po' così, e quanta gente, francamente, quante persone comuni sanno come crittografare i dati e hanno voglia di crittografare i dati ogni volta che vogliono salvarsi i dati. Diciamoci la verità, da mai a pochissimo. I danni della natura. Insomma, con tutto quello che succede fra tifoni, terremoti, valanghe, scoscendimenti, chi ci dice che casa nostra non subisca questo e di conseguenza anche il nostro disco esterno, il nostro PC facciano una brutta fine ai nostri dati di conseguenza? Le intrusioni in casa, i furti, non ditemi che non può succedere, non sto parlando di cose così remote che a me non succede mai. Può succedere come? Che entri in casa qualcuno e probabilmente i ladri moderni, oltre ai gioielli, sanno benissimo che i dati hanno un valore e magari le prime cose che si portano via, gioielli, PC o dischi. Ciao ciao, i nostri dati. Intrusioni virtuali via rete, gli hacker, insomma, quelli che si insinuano nel nostro PC attraverso i soliti trucchi, mail, non mail, virus, malware, quello che è. Qualcuno può raggiungere i nostri dati, succhiarceli dal nostro PC e quindi rovinarci, magari rovinarci il nostro PC con un virus, renderlo inaccessibile. Più che rubarci i dati, che può sempre succedere, ma noi avremmo sempre la nostra copia, ma se ce li rovinano con un virus, se non riusciamo più ad accedere, se ce li hanno praticamente cancellati, non abbiamo più una copia, che facciamo? Le rotture dei dischi, evidentemente. Non avete idea di quanta gente non si salva nemmeno il minimo indispensabile con un disco esterno, ma si affida al PC perché, boh, perché non si rompe mai, non so, perché ha questa idea e purtroppo poi se ne pente amaramente quando succede il disastro. Non ha né una copia nelle nuvole, né una copia locale, niente, si rompe il disco, dati andati. Ultimo, ma non per questo meno importante, la frequenza di salvataggio, perché uno dice, ok, tutto quello che hai raccontato fino adesso io ne sono perfettamente cosciente, salvo, ma se poi salvo una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, tanto vale, perché sul suo PC continua a lavorare magari tutti i giorni e forse bisognerebbe salvare anche tutti i giorni, ma chi ha voglia di farlo? Localmente, prendere il disco, avviare il sistema di backup e fa. Diciamo pure qui, anche qui, da zero a pochi, perché capita di sentire gente che sì, io salvo e poi ci si accorge che i dati salvati sono vecchi di un anno e allora è come praticamente non averli a parte qualche eccezione. Quindi, quello che vi ho raccontato qui, non so se vi ha spaventato o meno, se vi ha fatto rendere conto, ma vi permette forse di vedere la questione da un altro punto di vista, cioè dal fatto che è vero che istintivamente potete avere la sensazione che localmente, gestendovi voi il salvataggio dei dati, è più sicuro perché in rete non si sa dove vanno a finire nelle nuvole, però in realtà non è poi così vero che sono sicuri, anche a casa vostra. Visto che i sistemi di nuvole, la cloud personale, nel mio caso Ubuntu One, in altri sistemi, salvano i dati replicati in più siti diversi sparsi nel mondo. Lì, e poi ci sono persone dedicate a questo mestiere, lì i dati sono, diciamo così, proprio garantiti, nel senso che succeda quel che succeda, da qualche parte una copia dei vostri dati c'è sempre, li potete recuperare. A casa vostra, ecco, considerando un po' tutto, può anche non succedervi mai nulla, ma se vi succede anche solo una di queste cose,
i vostri dati che sono poi il bene più prezioso, in fin dei conti, perché i dati non hanno prezzo per voi, immagino, ci possono esserci ricordi, a parte i dati sensibili, tipo quelli finanziari, quello che volete voi, però possono esserci anche dati, tra virgolette, più semplici, una foto ricordo, qualcosa, se è persa, è persa per sempre. Ecco, quindi i dati salvati personalmente in casa propria non sono poi così sicuri come si potrebbe pensare a prima vista. Quindi possono diventare allettanti a questo punto questi sistemi di salvataggio nelle nuvole. È vero che in rete appunto non sono o non sono completamente sotto il nostro controllo, perché i dati, una volta che li rilasciamo in rete, sono appunto sparsi in vari server in giro. Ci sono i vari sistemi, ovviamente non è che sono sparsi così alla garibaldina, ma sono crittografati sui server per chi offre questo sistema, sono comunque trasmessi in rete su un canale sicuro SSL, gli accessi sono con HTTPS, quindi protocollo sicuro, lo vedete qui, Ubuntu One HTTPS, vedete protocollo sicuro, eccetera, eccetera, quindi delle precauzioni naturalmente vengono prese, ovviamente, se no non avrebbero senso questi sistemi fossero tutti aperti, chiunque potrebbe intercettare i vostri dati, ma non è così. È vero che si potrebbe comunque pensare che anche questi sistemi sono vulnerabili a intrusioni malevole, però essendo professionisti, sistemi professionali con personale dedicato anche alla sicurezza di questi siti, proprio informatica a cui sto parlando, è decisamente inferiore la probabilità di queste intrusioni che non sul singolo PC di casa propria, dove magari non ci si cura tanto di queste cose o li si sottovaluta questi pericoli. Ecco, queste persone che gestiscono queste aziende, questi servizi, non sottovalutano per niente questi aspetti. Quindi, ecco, è vero che possono esserci anche ingiunzioni governative, come il caso che è successo un po' di tempo fa, non so se un anno o giù di lì, un anno fa, a Dropbox, dove il governo statunitense li ha obbligati a consegnare certi dati salvati nei loro conti, ecco, nei loro account di loro clienti per una certa situazione particolare. A questo proposito, o a conseguenza di questa situazione, appunto, sono stati stilati quei trattati di cui vi ho parlato all'inizio per la privacy, quindi fra Stati Uniti, Unione Europea, fra Stati Uniti e Svizzera, sono stati stilati questi trattati in modo che le regole siano comunque chiare. Da parte nostra, diciamo che così, volendo parlare terra a terra, se non si ha nulla da nascondere, in fin dei conti chi se ne importa se qualcuno vede la foto, che ne so, del mio cane, e allora chi se ne frega? Dall'altra parte, se la foto è più delicata, posso sempre pensare io a crittografarla prima. Ecco, per esempio, proprio nel caso specifico di Ubuntu, del sistema Ubuntu e Ubuntu One, c'è un sistema di backup, diciamo, che affianca la sincronizzazione diretta che abbiamo appena visto prima di Ubuntu One. C'è un sistema di backup che si chiama DejaDupe che salva i dati comunque sempre sulla nuvola Ubuntu One, ma in forma crittografata. Ecco, se voi usate in modo ragionato, diciamo, la sincronizzazione diretta delle vostre cartelle con i vostri dati, di dati che, ripeto, se la foto del cane me la vedono, chi se ne frega. E se usate in modo ragionato anche il sistema di backup, DejaDupe, che vi crittografa i dati prima di salvarli in rete, quindi i dati più delicati li potete salvare comunque con questo sistema. DejaDupe è un sistema di backup che lo apro così, parlo di qualcosa che potete vedere, quindi ecco qui c'è nelle impostazioni di sistema l'icona backup, questo è DejaDupe, vedete che io ce l'ho attivo, voi potete dire cosa volete salvare, ogni quanto, il minimo, l'intervallo minimo ogni giorno, quindi se accendete il PC ogni giorno, lui farà il backup una volta al giorno. E l'archiviazione, vedete che io lo faccio comunque sul mio conto
nella cartella, sulla rete, scusate, nella nuvola Ubuntu One, nella cartella che si chiama dejadup / / archivio 1 privato, qua dentro finiscono tutte le mie cartelle che voglio salvare in formato però di archivio crittografato. Ecco, questo è un uso duplice della nuvola, uno tra virgolette, per carità, chiamiamolo aperto, trasparente, dove i dati li mando, li sincronizzo direttamente e senza nessuna crittografia, che sono poi queste cartelle col listino verde, vanno dirette così come sono, uno a uno, specularmente, e una parte di cartelle e di dati li salvo con il sistema di backup una volta al giorno, quindi che è più che sufficiente, con questo sistema dejadup integrato comunque con la nuvola. Ecco, quindi se anche voi volete applicare lo stesso sistema, vedete che potete benissimo preventivamente crittografare i dati in modo che vi garantiate un ulteriore livello di sicurezza dei vostri dati, pur essendo sparsi nel mondo, nella nuvola, in rete. Ecco, quindi ripeto, il traffico durante la sincronizzazione è comunque securizzato grazie al sistema crittografico. Questi sono SSL, sono sigle un po' tecniche, non entriamo nel dettaglio, per carità, sappiate che è un sistema di sincronizzazione, di trasmissione dati securizzato, crittografato. L'accesso web, come ho detto prima, e qui lo ripeto, è fatto mediante il protocollo securizzato, quindi HTTPS, appunto, e quindi diciamo che la trasmissione e l'interazione fra il vostro PC locale e la nuvola è comunque securizzata. E poi, appunto, ripeto, se volete ulteriormente garantire un altro strato di sicurezza, potete crittografare prima i dati, prima di inviarli in rete, con un sistema tipo dejadup o l'uso di chiavi PGP. Non siete obbligati a usare dejadup, però ancora una volta, come Ubuntu One è ben integrato in Ubuntu, io che uso Ubuntu non vedo perché non devo usare questo sistema che è comodo, integrato anche in Nautilus, è molto pratico, proprio perché è perfettamente integrato nel sistema. Quindi voilà, questa è la soluzione che posso proporvi. Ecco, tutte queste nozioni, tutte queste informazioni sulla sicurezza, su cosa fa per esempio Canonical con Ubuntu One per securizzare i nostri dati, com'è la sua politica di privacy, eccetera, eccetera, troviamo nelle pagine di supporto di Ubuntu One. Qui c'è il link, che è poi questo che ho già aperto, questo qua, il link qua che ho già aperto qua dietro. Vedete che qui c'è spiegato tutto, come funziona la trasmissione dei dati, come viene garantita la sicurezza della trasmissione, eccetera, eccetera. È tutto in inglese, pazienza, Google Translator aiuta per chi ha problemi. Purtroppo in italiano questa pagina io non l'ho trovata, magari c'è già, non lo so, bisognerebbe vedere nel sito Ubuntu Italia se c'è. Comunque, ripeto, Google Translator può dare una mano, e riassumendo in questa pagina, che è anche replicata in quest'altro link nel wiki di Ubuntu, nel wiki originale, diciamo inglese, wiki primario, replicano le stesse cose qui. Vedete, sicurezza di Ubuntu One, viene replicata la stessa cosa che nella pagina di help delle FAQ, cioè delle domande più frequenti su Ubuntu One, la stessa cosa. Quindi possiamo stare anche qui sul wiki. Allora, in sostanza, cosa dicono? Che usano, quindi Canonical usa questo protocollo SSL per un traffico securizzato dei dati, e nota particolare che aggiungono, dicono che l'SSL è buono, è sufficiente per le banche, così deve esserlo anche per noi. Quindi se le banche si affidano a questo protocollo SSL, non si vede perché Canonical non debba usarlo anche lei. Dicono così, il concetto è questo.
E poi qui spiegano anche che loro non salvano in formato crittografato i dati sui loro server, non sono crittografati nei loro server perché così possono fornirci l'interfaccia web di Ubuntu One. Se no, fossero crittografate con una nostra chiave che conosciamo solo noi, non potrebbero mostrarci l'elenco dei file via web. Questa è una scelta. Eccetera, eccetera. Quindi potete andare con i link che vi lascerò in descrizione, potete andare tranquillamente a leggervi con più tranquillità tutto quanto dicono. Se vi convincono, queste condizioni vi convincono, potrete usare anche voi Ubuntu One, se no potete andare a indagare con altri servizi, vedete voi. Ecco, a proposito di altri servizi, ultimo capitolo qua, parlo delle alternative naturalmente. Quindi, dopo le caratteristiche di Ubuntu One, dopo qualche considerazione su costi e la sicurezza di questi sistemi rispetto alla sicurezza nostra locale in casa, ci sono anche le alternative di cui parlare un attimino. Ecco, allora, le alternative, c'è una pagina qui, questo link, che raggruppa un po', fa una bella tabellina, ecco che tiro io un attimo questo, fa una bella tabellina con vari sistemi, vedete Dropbox, SkyDrive, Google Drive, Ubuntu One, iCloud, vedete quanti sono e fa un confronto e qui potete già vedere se Ubuntu One fa il caso vostro o meno, se volete usare un altro sistema o meno. Ecco, potete vedere anche per quali piattaforme esiste, se esiste anche per il vostro telefono Android o meno, i costi, quanto free storage, cioè quanto spazio libero avete prima di dover pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Qui avete già una bella tabellina per confrontare i vostri servizi. Ripeto, io uso Ubuntu One, non so se per la motivazione maggiore o meno, comunque usando Ubuntu come sistema, è chiaro che Ubuntu One ha i suoi vantaggi di integrazione. Ecco, vedete voi, questa è una bella tabellina riassuntiva. Poi un'altra cosa davvero interessante è lo studio che ha fatto l'istituto Fraunhofer tedesco, è un sito tedesco che potete vedere, del quale potete vedere le caratteristiche qui se conoscete il tedesco, se no ancora una volta Google Translator può dare una mano. Comunque il Fraunhofer Institute è un sito tecnico, un istituto di tecnologie, tecnico, ecco, diciamo che l'ambito è quello, non è un sito di ricerche economiche, di vendita o di mercato, o di sondaggi, ma è un istituto di ricerche scientifiche, ecco. E a un certo punto questo istituto ha deciso di fare uno studio. Un studio comparativo, quindi confrontando vari sistemi di cloud di nuvole disponibili anche per il pubblico, cioè non solo di sistemi commerciali, ma proprio disponibili a chiunque, alla persona singola, all'utente comune, di fare uno studio comparativo fra i diversi sistemi, ecco. E Ubuntu One devo dire che non ne esce per niente male da questo studio comparativo, Se andate a leggervelo, noterete che Ubuntu One esce piuttosto bene fra i vari sistemi confrontati. Vi lascio il link e a questo link si apre questa pagina dell'istituto con lo studio in formato PDF da scaricare, che è scritto in inglese comunque. È scritto in inglese, anche se il sito è tedesco, credo. Sì, no, ci sarebbe anche la pagina in inglese. Se io l'ho aperto, si apre per difetto la pagina in tedesco, però c'è anche in inglese. Vedete, potete scegliere la lingua se l'inglese vi dà meno difficoltà. Comunque, a parte questo, c'è il download. Qui potete scaricare in lingua inglese il risultato dello studio. Sono diverse pagine, è abbastanza corposo, però vedete che compaiono Dropbox, e altri classici sistemi di nuvola personale conosciuti oggi come oggi e fra i quali c'è anche Ubuntu One. Questo veramente è molto interessante perché confronta
proprio anche gli aspetti di sicurezza, come tutti questi sistemi affrontano ciascuno la sicurezza dei dati, la trasparenza verso l'utente, tutto, proprio questi aspetti di cui ci si chiede sempre in fin dei conti, che nel mio capitolo precedente, sottocapitolo considerazioni sulla sicurezza, ne ho accennato brevemente facendo un confronto con la sicurezza casalinga, diciamo, ecco. Però questo qui va veramente a fondo, questo è veramente interessante. Io lo consiglio a chiunque voglia iniziare ad usare uno di questi sistemi seriamente, ma a tutti i timori del caso, più che giustificati. Consiglio di leggere questo studio. Detto questo, c'è un'alternativa casalinga alla nuvola, o meglio, ci si può anche creare una nuvola casalinga, diciamo così, che si chiama NAS, NAS, che sta per Network Attached Storage, che io ho aperto opportunamente la pagina di Wiki, che stavolta in italiano, che vi spiega. Quindi ancora una volta andate a questa pagina, a questo link che io vi lascio, andate a leggervi in dettaglio che cos'è un NAS. E un NAS è, in pratica, detto in due parole, è un apparecchio che contiene più dischi, che viene collegato alla rete assieme ad altri, ai PC, nella rete domestica. Quindi vi dovete creare una rete domestica dove voi attaccate uno o più PC, e c'è attaccato anche questo apparecchio che fa da server centrale, da punto centrale di salvataggio dei dati. Quindi i singoli PC possono avere esattamente come il funzionamento delle nuvole di Ubuntu One, ecco, e voi avete i vostri dati sul vostro PC, tutti o quelli che vi servono, e lì centralmente su questo NAS, questo apparecchio NAS, avete comunque l'archivio centrale, centralizzato principale dei vostri dati in casa. Ecco, io non voglio fare particolare pubblicità per un prodotto NAS o meno, però vi posso anche lasciare un paio di link che vi fanno vedere proprio concretamente come sono fatti questi NAS, e sono come delle scatole, delle scatolotti con dentro questi dischi, e che vengono gestiti da un loro sistema operativo, questi NAS, cioè non sono solo degli apparecchi che contengono dischi, ma contengono anche un minimo di loro logica, cioè un sistema operativo che gestisce, uno, le copie sui vari dischi dei vostri dati, in modo che se si rompe un disco abbiate gli altri dischi che vi salvano i vostri dati, ha un loro sistema operativo per gestire appunto tutto quanto. I costi di questi apparecchi, a parte il costo base una tantum dell'apparecchio, ci sono anche dei costi a dipendenza dei servizi che attivate, perché ci sono dei moduli con funzionalità diverse che si possono aggiungere o meno a questi NAS, modulo per il backup, per lo streaming di musica, per l'accesso da parte dei smartphone o tablet, e chi più ne ha più ne metta, ecco. Quindi vedete che questi NAS sono proprio delle nuvole che però, invece di stare in cielo, in giro per il mondo, sono nuvole che stanno in casa vostra. Sono molto belli come sistemi, naturalmente, e l'operatività di questi apparecchi è garantita naturalmente perché devono sempre essere connessi alla rete elettrica e alla rete dati, la vostra DSL di casa, naturalmente, ecco. Ovviamente ci sono anche dei costi di consumo di energia, eccetera, eccetera, anche se naturalmente sono ottimizzati questi apparecchi, sono dormienti quando non sono usati, eccetera, eccetera, però insomma sono dei costi vivi che ci sono, perché sono sempre, devono pure essere sempre connessi, perché appena accendete il vostro PC, lo collegate alla vostra rete domestica, questi apparecchi devono attivarsi per permettervi l'accesso ai dati, per salvare i dati che voi modificate sul PC. E quindi, oltre al costo base del NAS, oltre ai costi dei servizi che volete aggiungere più o meno, ci sono anche dei costi fissi per l'operatività. Ovviamente, se manca la corrente elettrica, manca anche il NAS, naturalmente. Il NAS si spegne se non c'è la corrente elettrica, e quindi anche qui
piccolo rischio, ecco, diciamo, nel senso potrebbe essere fuori uso momentaneamente mentre la corrente elettrica non c'è. Ci sono ovviamente degli apparecchi con delle batterie che possono fare da tampone dovesse mancare la corrente elettrica, intervengono questi apparecchi, però allora i costi qui incominciano a diventare importanti. Quindi se dovete praticamente crearvi in casa l'infrastruttura che in realtà i servizi di cloud come Ubuntu One hanno già sparsi nella rete e gestiti da persone professioniste, se voi volete crearvi a casa la stessa infrastruttura, ecco che i costi comunque non sono indifferenti. E naturalmente, essendo il NAS solitamente posizionato in casa nostra, nulla cambia rispetto al discorso che ho fatto sulla sicurezza fisica dei nostri dati, danni della natura, intrusioni in casa e tutte le varie minacce di cui ho parlato in precedenza. Questo resta ovviamente, a meno che non vogliate spostare il vostro NAS in un altro luogo, ammesso che lo abbiate, però ancora una volta poi la rete che connette il NAS ai vostri PC deve essere sufficientemente rapida. Ci sono costi ancora una volta che aumentano in questo caso, insomma, avete capito, il NAS in realtà è una replica del sistema delle nuvole tipo Ubuntu One o Dropbox o Wala, quello che volete voi, in casa vostra. Possono essere allettanti, ma il rovescio della medaglia, insomma, che ci dovete mettere del vostro, ecco. La messa in esercizio di questi sistemi naturalmente è facilitata da un'interfaccia web solitamente, quindi si colloquia con questo sistema, con il vostro browser web, i dati possono essere acceduti quindi dai vostri PC, dallo smartphone, eccetera, eccetera, tutto molto bello, però c'è anche un piccolo impegno tecnico, ecco, io non so quanti persone comuni, utenti comuni se la sentono di diventare il sistemista di casa. Ecco, se uno è interessato a queste cose, per carità, peggio non capiti. È un bel divertimento mettere in piedi un NAS. Se uno invece vuole solo avere qualcosa che funziona perché è di tecnologia o non ne capisce o non ne ha voglia o non è comunque il suo campo, ecco che diventano decisamente più allettanti comunque le nuvole, chiamiamole così, preconfezionate come Ubuntu One. Ecco, voilà. Non so se sono stato troppo lungo, se sono stato sufficientemente chiaro o meno. Comunque, ho voluto provare a farvi una panoramica su queste famose nuvole, sempre più usate, sempre più di moda, che fanno anche paura, che però, ecco, spero di avervi almeno convinti a farci un pensierino. Mettendovi in evidenza anche i rischi di tenersi i dati in casa propria, ecco che non è poi così sicuro come si potrebbe pensare rispetto alle nuvole in giro per la rete. Ecco, spero di non avervi annoiato troppo. Vi ringrazio per l'ascolto se avete resistito fino alla fine, per l'attenzione. Ciao ciao e alla prossima.